Buongiorno, benvenuti a lunedì, oggi 30 ottobre, vi ricordo i due appuntamenti, l'appuntamento di oggi come sempre alle 19, Matrix su Radio 105, dalle 19 alle 20, quindi non perdetevi la nostra diretta. Cosa è successo in politica oggi? È facile presto dire, cioè le solite scaramucce a sinistra, in realtà ci sarebbero anche a destra, perché anche Salvini, diciamo, ogni tanto dice la sua. Oggi c'è qualche giornale che dice, l'altro giorno l'aveva detto proprio a Matrix a Radio 105, e ha detto che avrebbe preferito trattare con Grillo che con Alfano, e quindi questo certamente porrà dei problemi, visto che la legge elettorale non ha e non porterà delle maggioranze 90 su 100. Ma ritorniamo alla sinistra. Renzi dice che è possibile allearsi con la sinistra della sinistra, e l'MDP dice è tardi, e soprattutto la frase fatta di oggi, sei un disco rotto. L'altra frase fatta è quella dell'orologio, no? Che ogni tanto, una volta al giorno, dice l'ora giusta. Insomma, le frasi fatte a sinistra si moltiplicano, così come si moltiplicano i partitini, le loro, cioè se MDP dovesse andare con Renzi, 100 a 1 ci sarebbe una scissione ancora a sinistra di quelli che non vogliono che MDP vada con Renzi. Peggio per loro, chi se ne frega. Straordinario invece Giuliano Ferrara, oggi lunedì. Ferrara ha il suo nomignolo su Twitter, che si chiama Ferrara il Grasso, che parla da par suo di un altro grasso, Pietro il Paolo, no, Pietro il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, che decide improvvisamente, dopo la fiducia data alla legge Rosatellum, decide di dimettersi dal PD, che lo ha eletto seconda carica dello Stato, che lo ha eletto in Parlamento e che lo ha fatto diventare un uomo che ha la presunzione di diventare un grande leader politico. Beh, insomma, Ferrara il Grasso tratta Grasso da par suo, o come soltanto Ferrara sa trattare i grassi. Dice: zero idee c'ha Pietro Grasso, zero consenso c'ha Pietro Grasso, zero fatti ha realizzato Pietro Grasso, zero esperienza è quella che caratterizza Pietro Grasso. Straordinario Ferrara, che tra l'altro dice: se c'è qualcuno che ha stabilizzato questa legislatura, dal punto di vista di Ferrara ovviamente può più piacere o no, però è un dato di fatto, e che con Mattarella, e questo ne sono testimone, diciamo, cronachistico anche io, perché mi ricordo le riunioni che avevo sbirciato e ho sentito, se c'è uno che ha mantenuto la stabilità di questo governo e di questa legislatura, si chiama Verdini, non Grasso, che ha permesso di fare una legge elettorale, dice Ferrara, non Grasso. Insomma, adesso in questa specie di diarchia tra Verdini e Grasso, insomma, si può anche scegliere qualcosa di mezzo, però detto questo è sicuro che Grasso sia imbarazzante come leader di un movimento politico a sinistra del PD, anche se oggi il Corriere della Sera, e con non solo lui, citano dei sondaggi che io metterei in un pacchetto di sigarette, per dare il senso che nuociono gravemente alla salute questi sondaggi, in cui danno Grasso al 15%. In realtà, poi, se si va a vedere, non danno Grasso al 15%, dicono che il 15% sarebbe disponibile a votare, probabilmente, nell'ipotesi, se e come, eccetera, Grasso, cioè non sono ostili alla candidatura di Grasso. Vabbè, insomma, sono affari loro, mi interessano poco, si candidasse Grasso e facesse il casino che vuole. Molestie sessuali arrivano a Westminster, anche Theresa May oggi ha un problema col suo sottosegretario del commercio. Sapete qual è tutto questo pasticcio, prime pagine di tutti i giornali, eccetera? Che un sottosegretario del governo della May avrebbe detto alla sua segretaria di andare a Soho e comprare due vibratori. La cosa è imbarazzante, perché insomma questo è un cretino, chiaramente, ma adesso pensare di far cadere il governo che si occupa della Brexit, o che l'ha agevolata, della quinta potenza economica mondiale, perché un cretino di sottosegretario chiede alla sua segretaria di andarle a comprare due vibratori a Soho, dà il senso della follia in cui il caso Weinstein ci ha ridotto. Molto simpatica oggi, come sempre, Annalisa Chirico, che invece sul Foglio, oggi il Foglio del lunedì, è sempre con la mancanza dei giornali che perdono un po' di tempo la domenica, è più ragionato e più divertente, e oggi la Chirico dice il tramonto del maschio. Molto divertente il pezzo, che lo prende dal punto di vista completamente diverso, che il maschio invece ha paura di fare tutto, non c'è, vi è una sorta di società indifferente ai sessi, che, devo dire la verità, vale la pena di leggere il pezzo della Chirico, così come forse vale la pena di leggere il libro di due, mi scuso, di due
giornaliste che oggi sono due scrittrici, che oggi sono raccontate dal Corriere della Sera da Vittorio Sabadin, che parla delle buone maniere delle donne, tra l'altro dicendo quelle donne che usano i soliti luoghi comuni, come adoro, ecco, adoro, dice Sabadin, prendetele a calci nel sedere. Non dice questo perché è un signore, lo dico io che non sono in questa veste un po' più libero di parlare come voglio, invece che scrivere sul Corriere della Sera, dice io adoro, allora se io adoro prendi, sei una cafona, sei cioè tutte le frasi fatte del femminismo d'antan, e non solo, chiedere qualche volta scusa, dire qualche volta grazie, insomma cose banali forse della nonna, ma che danno il senso del bon ton femminile che forse abbiamo perso, ci stiamo occupando molto di quello maschile che non c'è, ma dice Sabadin e le autrici di questo libro, forse anche quello femminile qualche volta zoppica. Bella la storia sul bonus di 80 euro, perché adesso io ve la ripeto molto semplicemente, Renzi decide di dare un bonus di 80 euro, non lo dà a tutti quanti, quando ci sono le soglie, cioè quando si stabilisce soltanto chi può avere un beneficio fiscale e se non è rivolto a ergo omnes, succedono sempre dei casini, questo lo sapevamo ieri, lo sappiamo oggi, lo abbiamo sempre saputo. Il casino qual è? Che il bonus di 80 euro si può godere soltanto se tu hai un reddito annuo fino a 26.000 euro. Quindi se in un anno, e può succedere a una partita IVA, a un dipendente, scusatemi, per qualche motivo arriva a 26.500 euro di reddito annuo perché gli entrano altri redditi, sostanzialmente deve rinunciare al bonus di 80 euro. Quindi alla fine dell'anno si renderà conto che lui non può ricevere il bonus di 80 euro anche se ogni mese gliel'hanno assegnato perché sembrava che quel reddito dipendente gli desse 26.000 euro. Ma cosa succede? Succede che un altro paradosso nei paradossi, e cioè che se, come è avvenuto ora, il governo vuole dare 85 euro ai suoi dipendenti pubblici, però dando 85 euro lordi al mese rischiano alcuni dipendenti pubblici di salire sopra il tetto dei 26.000 euro, tetto che per loro farebbe sì che io ottengo 85 euro lordi di stipendio in più, ma ne ottengo 80 in meno perché avendo superato il tetto non ho il bonus Renzi. Non so se avete capito il ragionamento perverso. Allora che cosa ha fatto il governo quest'anno? Nella legge finanziaria non solo ha dato l'aumento ai dipendenti pubblici per 85 euro, ma ha alzato da 26.000 a 26.600 euro, cioè sostanzialmente 85 euro per 12, ha alzato il livello sotto il quale si può avere il bonus. Ovviamente non poteva farlo solo per i dipendenti pubblici, l'ha fatto anche per i dipendenti privati, se no ci sarebbe stato un trattamento diverso, ma il trattamento diverso c'è comunque, perché i dipendenti privati ci sarà una platea superiore che avrà il bonus di 80 euro, ma non avranno l'aumento di stipendio, perché l'aumento di stipendio l'ha dato soltanto lo Stato. Se vi siete persi, mi scuso, sono stato un po' incasinato, ma volevo arrivare soprattutto alla cosa più bella di oggi. Beh, c'è un altro tema economico prima di chiudere con la cosa più bella di oggi. Il tema economico è che Financial Times di oggi si dice molto preoccupato del rapporto Italia-Russia, perché c'è stato un convegno, un incontro a Verona in cui si è capito che Banca Intesa, Eni, le grandi imprese italiane hanno un rapporto con la Russia molto stretto e che non vogliono, cioè in qualche maniera questo embargo UE e USA non gli piace a queste aziende italiane, e gli inglesi sono preoccupati del rapporto privilegiato che abbiamo con loro. Senti chi parla a Londra. Vive Londra dei magnati russi che sono protetti e che vivono grazie al rapporto speciale che Mosca e Londra hanno strutturato da anni. L'ultima cosa è l'intervista al grande Monda, l'uomo che si occupa del Festival di Roma. Guardate, io non so se è peggio l'intervista, l'intervistato o l'intervistatore, perché vi dico soltanto l'ultima domanda dell'intervista. Giornalista di quelli schiena dritta, di quelli che vogliono combattere per i temi giusti della vita, contro i razzismi, contro le ingiustizie sociali, a favore del bel cinema stupendo che Monda ci porta finalmente, quei soldi miei e nostri, a Roma. Lei, chiede il giornalista, vive negli Stati Uniti ed ha una moglie di colore, Monda. Il razzismo sotto Trump. Il razzismo sotto Trump. Puntini, puntini, puntini. Ripeto la domanda perché non ci potevo credere. Lei vive negli Stati Uniti, ha una moglie di colore, chiede il giornalista. Il razzismo sotto Trump. Ma che domanda è? Ma che domanda è? Tant'è che Monda, che vuole dire
una cosa forse un po' a una domanda così cretina, non può che rispondere in maniera cretina. Quando un nostro figlio tarda a ritornare a casa, facciamo brutti pensieri. Quando un nostro figlio torna tardi a casa, noi facciamo brutti pensieri. Questo è quello che pensa Monda a New York quando torna tardi un figlio a casa. Io invece, avendo Gentiloni, quando torna tardi un figlio a casa, i pensieri li faccio belli. Non lo so, cioè, Monda, scusami, se vivi qua a Castel Volturno invece che a New York a Manhattan, se vivi a Milano, se vivi a Castelfusano, se vivi a Lecce, se vivi a Foggia, quando tuo figlio torna tardi a casa, hai brutti pensieri o è colpa di Trump che ti fa avere brutti pensieri se tuo figlio torna a casa? Io mi viene il sangue al cervello, ma che cazzo c'entra Trump con i brutti pensieri di Monda? Ma che cazzo c'entra poi questa domanda che ha fatto questo genio di giornalista sul razzismo di Trump? Mi devo calmare perché poi dopo ho capito che l'intervista è straordinaria, favolosa, quando ho capito che un film cileno per Monda, che sta presentando al Festival del Cinema di Roma, che dice, sai, abbiamo avuto 3 milioni e mezzo, ce ne vorrebbero molto di più come Venezia e gli altri, certo, che problema c'è, adesso gli diamo noi qua a Roma, invece di mettere a posto Roma, diamo un po' di soldi al Festival del Cinema di Roma, perché così non si preoccupa del figlio quando torna a casa la sera a New York. Il gestore del Festival di Roma vive a New York con il figlio che è preoccupato quando torna a casa tardi la sera, ma vivesse a Roma! Vabbè, comunque, capisco da Monda che adesso vado al cinema, correrò al cinema a vedere questo film cileno che ho letto soltanto che c'è scritto alla fine merda nel titolo, e nel film cileno merda, ma la fine è merda, forse la parte iniziale non è merda, e il film cileno che ha uno spessore, dice Monda, bressoniano. Vabbè, leggetevi l'intervista a Monda, vi prego, sul Corriere della Sera, e cercate di distinguere chi è il giornalista e chi è l'intervistato. Ciao!